Io sono Cocco e sono il cane della mia mamma. Ciao amore, rifacciamo vedere quanto sei bravo a giocare con popcorn. Andiamo a prendere popcorn. Lui è bravissimo, abbiamo preso un gioco nuovo. È qui amore, è qui perché le ho appena messe qui io. E eccoli, prendi popcorn. Ok, li prendo io, andiamo a farglielo vedere. Dove si va per giocare con popcorn? Ciuletto, qui, fermo lì. Allora, prima di tutto facciamo vedere la magliettina nuova che ti ho comprato. Follow me! E adesso, no, torna su, Cocco, qui. Guardate che bravo portiere. E vai, ma sei bravissimo. Ecco, i pacchi dei fan magari li lasciamo lì che non li abbiamo ancora aperti. Questo qua è il nuovo gioco di Cocco. Insieme, dammi questi dannati popcorn. Devo fargli sentire che fanno squeak. Molla, molla. Squeak, squeak. Facciamoli vedere ancora, pronto. Bravo, mi stai smontando la camera. Che abbiamo perso una foto qui. Adesso come la recupero? Ah no, in realtà so come recuperarla, perché dovete sapere che dai dannati gattoni hanno imparato ad aprire questi non so come e ad infilarsi sotto al letto. Quindi potrei chiedere a questi gattoni di andarmi a recuperare la foto. E buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene. In questa posizione io sembra che abbia dei capelli. E niente, oggi è un video un po' particolare perché ho fatto un acquisto un po' pazzo a novembre. Per via del trasloco non l'ho più trovato, l'ho trovato l'altro ieri perché ho sistemato il balcone. A proposito di balcone, volevo farvelo vedere. Sì amore, grazie. Ho dovuto tirare giù le tapparelle della camera perché c'è una luce pazzesca, come dico io, e quindi non riesco a lavorare. Tararara. Raga, abbiamo un balcone. Questo qua è quello della camera, è incredibile. Come hai fatto ad arrivare qua? Come? Dammi questi dannati popcorn. Molla, molla, molla. Pronto? Bravo, al volo. Tra l'altro, a voi di YouTube non so se vi avevo fatto vedere che è arrivata finalmente la doccia. Guardate quanto è grande. E quella è la vasca che mi sono comprata, che io uso sempre, sempre, sempre. Quella sono io che saluto, ciao. Torniamo in camera. Cocco, vieni. Ti vedo con quei popcorn, vieni dai. Allora, ritorniamo nel letto. Vi stavo dicendo, ma sembra che io abbia dei capelli. In realtà volevo fare l'extension. Ho chiamato Talita, la mia amica che mi fa le treccine. Ma essendo zona arancio, io adesso abito fuori Milano, non può venire qua. Ma ho comprato dei capelli, che magari dopo vi faccio vedere. 300 grammi, tre ciocche da 100 grammi di colori diversi, perché volevo fare l'extension, quelle con la tessitura. In pratica mi fa delle treccine interne e poi col filo mi cuce i miei capelli veri, quelli finti. Comunque non siamo qui per questo, ma per farvi vedere quello che ho comprato. Non ho ancora trovato uno shampoo buono, me l'avete consigliato tantissimi, piano piano li sto provando. Ma non ho ancora trovato uno shampoo adatto ai miei capelli, quindi torno a dirvi. Ragazzi, se avete problemi come me con i capelli, quindi che ce l'avete fini, schifosi e bla bla bla, e io non riesco a trovare degli shampoo che praticamente mi mantengano i capelli puliti più di un giorno. È incredibile questa cosa. Signor Salen, lei cosa ne pensa dei miei capelli che non si riescono a pulire? Cosa ne pensa? Anche io lo penso. Comunque, dovrebbe farmi sedere perché devo parlare con i fan. Ora vi farò vedere i miei acquisti che ho fatto. Siete pronti? Parto col fatto di dirvi che ho speso tipo quasi 100 euro per questi prodotti, che in realtà vedo, Salem, spostati, che arrivano dal Giappone in teoria. Ma... sì, perché questa è la lettera che ho nel tatuaggio. Ma li ho comprati in Germania. Non lo so solo che ci hanno messo tipo un mese ad arrivare. E sono prodotti per capelli. Cioè sono tinte particolari che tu metti sui capelli. Quindi ti tingi una ciocca. E ovviamente durano fino al lavaggio. Anzi, per me anche un po' meno. E tipo hanno un colore. Per esempio questo qua è color mirtillo. Ma nel momento in cui vai a fonare i capelli cambia colore. Quindi col caldo cambia colore. Ieri ho fatto una prova a Andre su una ciocca, praticamente erano viola, li ho alitato, sono diventati rosa. Però lì ho fatto solo una ciocchettina, lui era mezzo biondino. Quindi ora volevo fare questo esperimento, provare sui miei capelli un colore e poi fare la stessa cosa ad Alessio con la sua barba. Quindi ho il viola che diventa rosa, il nero che diventa argento, il blu mirtillo che diventa viola, sembrerebbe, e il verde che diventa giallo, che è ancora da aprire. In realtà non so perché tre sono arrivati aperti e uno no. Mi hanno imbrogliato.
Quindi adesso scelgo quello per i miei capelli e quello per la barba di Ale. Per la barba di Ale potremmo fare, per esempio, quello che diventa fucsia, così facciamo avere la barba rosa. E per me potremmo provare quello verde che diventa giallo. Vediamo, apro un attimino per vedere com'è. Ok, sigillato. Qua, non so se riuscite a vederlo, è completamente verde. Quindi io direi che ci possiamo spostare in bagno e poi diciamo: amore, ho comprato una fantastica maschera per le barbe. Ci inventiamo qualche bugia. E gli facciamo la barba rosa. Andiamo. L'unica cosa che un po' mi scoccia, non so perché mi sto riprendendo allo specchio, vabbè, è che ho lavato i capelli stamattina e sono super puliti. Però fa parte del gioco, quindi devo trovare una maniera. Grazie, mi sono spaventata. È lei, l'Airwick, che fa psh, ogni 8 minuti. Sistemo la videocamera adesso. È un'inquadratura un po' particolare, ma voi siete nel lavandino. Adesso pettiniamo un attimino i capelli e capiamo che cosa fare. Potremmo provare a fare tipo tutta questa ciocca gigante davanti e anche questa qua, così almeno vediamo se funziona il prodotto. Quindi divido un attimino i capelli, questi qua. Questi qua sono quelli che coloro e questi qua quelli che non coloro, quindi gli altri li leghiamo. Si chiamano tipo colori termo qualcosa. Ma io mi chiedo perché di qua ho i capelli più lunghi e di qua più corti. Ma vabbè, sarà un qualcosa di... non lo so. Poi mi chiedo l'altra roba, cioè in realtà la so la risposta. Salem, non puoi venire qui, sto facendo un video. Perché io non ho mai tagliato i capelli negli ultimi due anni e sono più corti quest'anno dell'anno scorso? La so io, perché la risposta è perché mi si spezzano e quindi si accorciano. Eccoci qui. Tutti i gatti devono entrare. Allora, intanto agitiamo. Cioè, non lo so, c'è scritto in giapponese, ma tutti i prodotti di solito c'è scritto agitare prima dell'uso, quindi li agitiamo. Ok, ci vorrebbero dei guanti, ma a me non piace questa roba dei guanti, quindi preferisco sporcarmi le mani. Allora, guardate un po'. Ok. Appena fatto una cacchetta verde, quindi io ora aiuto, faccio così. Wow, ma colorano tantissimo. Perfetto, ne metto ancora un bel po', perché vorrei essere super verde. Ok, forse non ho messo troppo, non lo so. Non so se riuscite a vederlo bene. Io lo vedo bene dal vivo. Forse sì, anche voi dovreste vederlo. Solo che non sono sicura che funzioni. Non lo so, il rosa di Andrea un pochino è andato, anzi un bel po'. Vado anche di qua, così faccio tutti super ciuffoni. Penso di essermi fatta la fronte verde, esatto. Che gioia. Ok, i capelli sono verdi. Aspetto ancora un attimo, ne metto ancora un pochino di più qui. Vorrei lavarmi le mani, ma me le lavo nel bidet. Adesso prendo il phon e vediamo se succede qualcosa. Metto la velocità calda, cioè la velocità calda, non la temperatura, Tolgo il freddo e lo metto solo super caldo e andiamo. Vediamo se diventano gialli. Per ora non sto vedendo niente. Mi sto solo bruciando. Provo a pettinarmeli. Raga, vedete? Sì, sono gialli! Sì, per no! Che roba! Raga, sono gialli! Aspettate, li faccio tutti. Sì, guardate! Che figata! Oddio! Funziona, l'abbiamo pagati tanto, ma funziona benissimo! Anche se... no, raga, guardate le punte che gialle! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Ma adesso voglio fare una roba. Se aspetto, voglio vedere se tornano verdi. Vediamo. Sto aspettando un attimo. Perché in teoria, secondo la logica, se aspetti... ecco, sì, stanno tornando verdi. Non ci credo! No, ma com'è possibile? Aspettate, ora li faccio tornare gialli. No! Che super fighi! Tutti gialli, ora aspetto. Sto ferma in questa posizione a aspettare, vediamo se tornano verdi. No, ragazzi, guardate, si stanno schiarendo nel giro di qualche secondo. No! Vi giuro che non credevo funzionassero anche sui miei capelli schifosamente schifosi.
No, raga, ma wow. Devo andare a convincere Ale adesso. Vado a prendere quello rosa e ci proviamo. Wow. Ciao amore, stai dando il video? Vabbè, sarà già uscito quando esce questo, ascoltami. L'ho trovato in descrizione. Sì, beh, sarà bello. L'ho trovato in una scheda. Ascoltami amore, sì. Ho comprato tipo, quando eravamo ancora in casa vecchia, dei prodotti per i capelli. Lo so, infatti, tu non ce li hai. E volevo provarteli sulla barba. Sì, c'hai i capelli verdi. Sì, qua. Non so, perché ho fatto una specie di shampoo che toglie il giallo. E sento puzzo di arrampicamento sugli specchi. No, vieni un secondo, volevo provare, tipo ti ho comprato una roba che rende la barba luminosa, bella morbida. È una roba proprio immediata da qualche secondo. La mia barba va benissimo così. Allora, se mi ami, vieni, è solo un prodotto per la barba. Sento amore. Puzzo di frutta. Dai, l'ho pagato 30 euro, dopo barba, fatti fare sto regalo per favore. E dai, tieni in mano qua. E io gli spendo 30 euro. Fanno schifo i tuoi capelli. Dai, smettila. Fanno proprio schifo. Vabbè, poi li lavo. No, non è che mi stai mettendo quel verde schifoso. No. No, ma va. No, Sabri, mi incavolo. Giuro, mi incavolo. Ti giuro che non ti metto il verde schifoso. Un attimino qua. Un attimino. Io ti chiedo perché devo fare le cose fatte bene. Se ti riesci a riprendere, è una roba immediata, ti troverai benissimo. Dove stai? Però deve essere una sorpresa, devi chiudere gli occhi. Pure. Ti sentirai molto morbido, sì. Sì, lo so che bello. Ah, brucia! No, non brucia, è morbido. Io non so cosa sto riprendendo, tra l'altro. Va bene. No, Sabri, cosa stai facendo? Ti sto facendo la barba morbida. Io mi incacchio come una biscia. Dai! Lo sai, eh? So che ti incacchi, proprio per quello non te lo farei mai, qualche cagata. No, è proprio per quello lo faresti invece. No, fidati che ti piace. No, non mi fido, l'ultima volta che mi sono fidato mi hai fatto dei tatuaggi in testa. Non te li farei mai più. Chiudi gli occhi. Ok. Apri gli occhi! Voilà! Sembra che c'è anche l'orecchino, fai vedere. Aspetta, non è finito, amore. Ma perché? Adesso ti spiego. Ma adesso ti spiego perché. È tutta una roba. Se non va via. Me la taglio, eh? No, aspetta. Tieni sempre un attimo perché ora devo farti da parrucchiere. Ma che parrucchiere? Guarda quanto sei bello. Non è male però. Guarda, sei stupido. Cioè, ti giuro, mi piace tantissimo. Vedi che è viola? Ecco, ora c'è una specie di magia. Il trattamento succede così. Tieni in mano. Sabrina. Con un phon andrò a scaldarti la barba perché questa cosa farà reazione. Guarda che ti farà reazione. E se hai una barba bella diventerà rosa. Sei pronto? Sì, ma va comunque via. Sì. Tanto sei caldo. Vediamo se diventa rosa. Mi stai ustionando. Dai, però. Deve diventare. Sì, lo faccio io, va. Guarda, mettitela sulla barba, amore. Sta diventando rosa. Oh mio Dio, i peli stanno diventando rosa. Piango. Anch'io, c'ho un po' in faccia. È bellissima. No, amore, continua. Amore, stai da Dio. Stai da Dio, i peli sono rosa. Continua. No, amore, sei bellissimo. Guarda, è una cosa che ti ho comprato apposta per te. Ma brucia nell'occhio. Guarda che stai diventando tutto rosa. Continua, è anche continua. Tutto rosso perché mi sto ustionando. No, devi continuare. Mi piaceva di più viola. Ma vuoi sapere la magia? Spegni il phon. Se ti piaceva di più viola, basta che adesso aspetti qualche minuto e tornerai viola. È la magia di questa cosa che ti ho comprato. Ma quanto sei gangsta con l'orecchino, amore, sei da Dio. Sì, grazie. Adesso, vedi che sta tornando tutta viola? Oh, come è possibile sta cosa? Non lo so. Come ti vedi con la barba viola? Sta benissimo. Viola mi piace. Guarda un po'. Devo far vedere che sta tornando viola, devi aspettare un attimo. Amore, ma dove stai andando? Non mi hai detto che col freddo che torna. E sei andato sul balcone? Così si raffredda. Ma sei stupido! Hai ragione, aspetta che vengo a vedere. Si vede? Sì, sei già viola praticamente. A me sta per venire la diarrea. Ma tu sei viola. Wow. Grazie. Guardate, la barba ora è totalmente viola. Esperimento riuscito, ciao amore! Se vuoi adesso non verrà mia. Io vado un attimo in camera mia, ciao! Video, non penso di essere ancora fidanzata quando uscirà questo video, perché adesso me l'avrà ucciso perché avrà la barba rosa, anzi viola,
Ancora lì che sento le parolacce. Comunque, datemi qualche idea per i prossimi video. Ditemi se vi è piaciuto questo video qui sotto nei commenti. Io è meglio che spenga la videocamera e vado ad aiutare Alessio, altrimenti mi ritrovo davvero single. Vi amo tanto, poco, tanto, tanto, tanto. Vi mando un bacio e appuntamento a dopodomani con il prossimo video. Non va via sta roba. Non riesco a lavarla. No, dai. Hai detto che tanto ti piaceva. Sì. Non va via, ma come fa? A Gogo piace.